Maurizio Tassi, un derby, come stavi dicendo proprio qualche istante fa, Accademia San Donato, San Colombano, finalmente 3 punti, finalmente il sorriso sui volti dei nostri ragazzi, dei tuoi ragazzi. Ti rubo veramente 4 parole a caldo e insomma il morale sale. Sì, era un periodo difficile, un momento non bello, ci siamo risollevati in un derby in trasferta, ha vinto 3-1. Però è stato duro anche oggi, campo al limite della praticabilità, c'era tanta intensità di gioco, per cui sul 3-0 abbiamo preso subito gol dopo 30 secondi, abbiamo riaperto la partita, abbiamo ridato la speranza a loro, mancavano 25 minuti alla fine. Però dai, in questi tempi non eravamo tanto abituati a portare a casa i 3 punti, oggi credo che vabbè, sono stati meritati perché comunque nel primo tempo, oltre al 2-0, avevamo avuto altre 2 o 3 palle per fare ancora gol. Vediamo, sono un po' preoccupato per gli infortuni, perché comunque anche a fine partita 2 o 3 giocatori accusavano qualche malessere, le gambe, domenica è già qui. Però vabbè, l'importante è che abbiamo vinto e che magari cominciamo a intravedere anche qualcosina di classifica migliore. Non abbiamo fatto niente ovviamente, però 3 punti ci fanno morale e ci fanno classifica. Un po' di luce, diciamo. Io spenderei 2 parole per l'esordio di Luca Zigliolli fra i tuoi ragazzi. No, Zigliolli mi sembra che è il secondo rigore che pare, il secondo rigore che è sfortunato sulla respinta. Secondo me c'era anche un fallo netto del giocatore che ha fatto il tap-in, che ha spinto via il mio difensore. Però Zigliolli è una sicurezza, infatti è un ottimo portiere, però i ragazzi hanno dato dimostrazione che comunque sono tutti legati alla maglia, e quello che mi è piaciuto è che comunque sono tutti legati, come io con loro sono legati anche al mister, perché in questi momenti se non c'è un'unione non si va da nessuna parte, alla fine erano tutti contenti. Beh, come diciamo sempre, il gruppo è importante e anche stavolta i tuoi ragazzi l'hanno dimostrato. Poi stanno giocando giocatori molto giovani, Brega oggi ha fatto un ottimo primo tempo, Lottaroli dopo la bella partita di domenica si è confermato anche oggi. Abbiamo fatto dei 3 gol, 2 gol veramente di qualità, quello di Arena, il 2-0, e Troiano che ha fatto un ottimo gol, quindi... Doppietta di Troiano. Ma sì, dai, andiamo avanti, vediamo, non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo avuto una partenza un po' shock, adesso sono un paio di partite che stiamo facendo bene, anzi delle 4 partite ultime giocate secondo me abbiamo sbagliato solo un tempo in casa con... il Brembati, se no le altre le avevamo fatte bene. Domenica ci aspetta una partita difficile, ma difficile sarà soprattutto, adesso dobbiamo un po' scrollarci di dosso l'aspetto psicologico del Riccardi, che è sempre stato il nostro fortino, invece ultimamente giochiamo un po' col freno a mano tirato e tutti un po' ansiosi dalle critiche. E domenica invece dobbiamo buttarci come abbiamo sempre fatto quando giochiamo in casa in questi anni, che deve ritornare Riccardi a essere il nostro fortino, ecco. Assolutamente. Lo dicevo adesso ai ragazzi, in trasferta abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni, in casa giochiamo contratti, però dobbiamo migliorare, siamo più giovani rispetto agli anni passati, quindi ci può stare anche un po' di paura, un po' di critiche, però pian piano risaliremo la china e faremo bene. Mister Tassi, ne sono convinta. Faccio i complimenti per oggi. Grazie, a domenica, grazie. Ciao, grazie.